Nell'anoressia giovanile, un'altra caratteristica spesso, oltre all'astinenza dal cibo e alla riduzione delle quantità di cibo, è quella di bere moltissima acqua. Questo permette alla ragazza di riempirsi comunque, sentirsi sazia, senza però ingerire o inserire nel proprio corpo alcun tipo di calorie. Poi l'acqua viene comunque espulsa e questo dà l'impressione appunto di continuare a perdere effettivamente peso. Inoltre si vengono ingerite minori quantità di cibo. È un espediente che insieme anche al vomito in alcune situazioni permette proprio di favorire una riduzione del peso. E dobbiamo stare molto attenti come genitori a questo aspetto, a questa dinamica, se ad esempio c'è un consumo di acqua molto importante, oppure se subito dopo i pasti nostra figlia va in bagno e lo fa, diciamo, con una ricorrenza importante. Potrebbe essere che sta andando in bagno per espellere quantità di cibo attraverso appunto il vomito. Se avete piacere di confrontarmi insieme a me su queste tematiche, potete farlo attraverso una call di conoscenza e gratuita di 15 minuti attraverso il link fornito all'interno di questo post. Grazie e a presto.